Procediamo a registrare le operazioni dal numero 1 al numero 5. La numero 1 recita così: il 1º gennaio 2010 il signor Bianchi costituisce un'azienda mercantile apportando un impianto del valore di 10.000 euro. Pertanto, colui che finanzia l'azienda è lo stesso titolare e la fonte di finanziamento si chiama capitale proprio. L'importo del finanziamento è 10.000 euro e il risultato di questo finanziamento è un impianto, che noi scriviamo al plurale, per la stessa cifra. Ogni fatto, come vedete, porta a totali che si bilanciano. Questi stessi conti, queste stesse movimentazioni, vanno riportate nella situazione patrimoniale o eventualmente nella situazione economica. Si tratta di un investimento, quello degli impianti, di lungo periodo, quindi è un'immobilizzazione. La ritrascrivo nello stato patrimoniale per lo stesso importo, ma il capitale proprio, ovviamente, essendo stato il finanziamento, la causa del finanziamento, aumenta di pari importo. Bene. Continuando la lettura, vediamo che lo stesso titolare apporta del denaro che va a finire nella banca dell'azienda. Quindi dal patrimonio del titolare, signor Bianchi, patrimonio personale, il denaro viene trasferito nel conto corrente bancario dell'azienda. Anche in questo caso il finanziatore, cioè colui che permette l'ottenimento all'azienda dei mezzi necessari per successivi finanziamenti, per successivi investimenti, è il titolare e quindi la fonte di finanziamento si chiama anche in questo caso capitale proprio. E l'importo è in questo caso, anche in questo caso, 10.000 euro. Qual è il risultato di questa operazione di finanziamento? È che l'azienda, appena costituita, si trova nel proprio conto corrente una somma di 10.000 euro. Anche questa volta dobbiamo trasferire questi importi nella situazione o patrimoniale economica. La banca, ovviamente, è un qualcosa che riguarda l'attivo circolante, è un investimento momentaneo in denaro per 10.000 euro. Ma il capitale proprio, che rappresenta la fonte di finanziamento che proviene dal titolare, oltre i 10.000 per l'impianto, vede aggiungersi altri 10.000 per il denaro, portandosi in questo caso a 20.000 euro. Bene, successivamente avvengono i seguenti fatti di gestione. Al punto 2 troviamo che il titolare ottiene un mutuo dalla banca di 15.000 euro che sono versati nel conto corrente bancario. Bene, chi è che finanzia l'azienda? La banca. In che modo? Con un mutuo, quindi mutui passivi. I mutui passivi sono la fonte per 15.000 euro da cui scaturiscono denaro che viene depositato nel conto corrente bancario dell'azienda per 15.000 euro. Quindi la banca, sotto forma di mutui passivi, finanzia l'azienda erogando, cioè mettendo a disposizione dell'azienda stessa, l'azienda del signor Bianchi, 15.000 euro. Bene, a questo punto dobbiamo ovviamente, nella situazione patrimoniale, aumentare il precedente saldo di 10.000, di 15, per portarsi a 25.000 euro. Dobbiamo però considerare che il mutuo è un debito per l'azienda, in quanto dovrà poi, in un tempo prolungato, rimborsare. Quindi i mutui passivi vanno collocati nella parte dei finanziamenti, perché tali sono, ma sono finanziamenti di capitale di terzi, per un importo di 15.000 euro. Come vedete, il prospetto della situazione patrimoniale, così come il prospetto delle scritture giornaliere, bilanciano. Il terzo movimento rappresenta un acquisto di merci da un fornitore per 18.000 euro.
Quindi la prima cosa che dobbiamo vedere è come avviene il pagamento. Il pagamento è immediato e avviene con un assegno bancario, cioè utilizzando i fondi che stanno in banca. Allora, l'acquisto di merci è sicuramente un investimento. Quindi le merci sono un investimento per 18.000 euro. Chi è che finanzia questo? O perlomeno, quali sono i mezzi con cui noi possiamo acquistare? Sono i soldi che abbiamo in banca, che a seguito del pagamento dovranno ridursi. Ecco che noi poniamo banca, CC. Dalla parte, diciamo, opposta a quella dove avevamo visto entrare il denaro, perché in questo caso il denaro esce, quindi è una funzione di finanziamento, cioè di utilizzo di questi denari per pagare le merci. Ecco che vedremo come le merci si trovano per 18.000 euro nella situazione patrimoniale, ma la banca, a seguito di questo pagamento, da 25.000 euro meno 18.000 si troverà a 7.000 euro. A 7.000 euro. Per avere pagato, appunto. Vediamo il prossimo movimento. La signora Paoli si mette in affari con Bianchi e diventa socia portando 10.000 euro che sono versati in banca. Questo fatto, per quanto realizzato da un'altra persona, è sostanzialmente uguale al secondo movimento dove il signor Bianchi aveva lui stesso portato denaro dal patrimonio personale per 10.000 euro. Quindi faccio un copia e la incollo la stessa transazione successivamente, dove in questo caso però l'attrice del fatto è la signora Paoli che diventa socia, quindi l'azienda da individuale si trasforma in società. La banca ovviamente da 7.000 euro, vedendosi arrivare ulteriori 10.000 euro, passa a 17.000 euro, ma il capitale proprio diventa di 30.000 euro. Bene, l'ultimo movimento, il quinto, è così rappresentate: vendute tutte le merci per 32.000 euro. La riscossione avverrà tra 60 giorni. Questa è la fase, diciamo, conclusiva del ciclo economico. Dopo aver comprato le merci, ed è l'operazione numero 3, tutte queste merci riusciamo a vendere a un prezzo maggiore, ovviamente lucrando un guadagno. Le merci che vengono acquistate sono un investimento, ma le merci che sono vendute ovviamente rappresentano un qualcosa di esattamente opposto, un disinvestimento o se vogliamo un finanziamento, perché da questa vendita ricaveremo del denaro. L'importo è 32.000 euro, ma dobbiamo vedere che non entrano denari in banca subito. Questo avverrà tra 60 giorni. Se io quindi ho un diritto di riscuotere tra 60 giorni 32.000 euro, questo mi corrisponde a un credito che noi chiamiamo crediti verso clienti, sempre per 32.000 euro. Riportando questo fatto nella situazione contabile, vediamo che i crediti verso clienti aumentano di 32.000 euro, ma le vendite rappresentano un ricavo del periodo trascorso, quindi non sono da collocare nella situazione patrimoniale dove le merci ormai non ci sono più, ma vanno collocate come ricavi nel conto, nella situazione economica. Quindi merci conto vendite, abbiamo ottenuto un ricavo di 32.000 euro, ma ovviamente dobbiamo anche togliere questi 18.000 euro che non sono più presenti nel magazzino e portarli qua a contrapporsi con le merci conto vendite, cioè quindi le merci conto acquisti.
Quindi noi abbiamo acquistato delle merci che ormai sono state utilizzate, quindi non fanno più parte della situazione patrimoniale, questo è il nostro costo, abbiamo ricavato 32.000 euro e ovviamente questo sembra un affare vantaggioso. Ora, sappiamo anche un'altra cosa. L'impianto che noi abbiamo visto apportato dal titolare viene utilizzato per 4 anni. Supponiamo che ormai un anno sia trascorso, quindi questo impianto, essendo stato utilizzato già per il primo anno dei 4, si svaluta di un quarto. La svalutazione che l'impianto subisce è da 10.000 a 7.500 euro, cioè una parte di questo impianto si è in qualche modo persa, ne rimane un valore per i restanti 3 anni, che sono i tre quarti. 2.500 euro, che è esattamente la svalutazione da 10.000 a 2.500, devo trascriverla come un costo, come un utilizzo di un fattore produttivo che si chiama ammortamento impianti. Ammortamento impianti. Vediamo ora che la somma di tutti i costi è di 20.500 euro, mentre la somma dei ricavi ovviamente non può essere che 32.000. Se i ricavi sono 32.000 e i costi sono 20.500, ricavi sopravanzano i costi di 11.500 euro, esattamente per la differenza. Che cos'è questa differenza? Non è altro che l'utile. Quindi i fatti di gestione compiuti dall'1 al 5 alla fine hanno portato un utile del periodo. Vedete come la situazione economica a questo punto con l'inserimento dell'utile pareggia. Non pareggia invece la situazione patrimoniale, ma dobbiamo considerare che l'utile è un qualcosa che nasce come nuovo, è una maggiore ricchezza derivante dal guadagno che l'azienda ha a disposizione, in questo caso la società. A chi appartiene questo utile? Ai titolari, ai due soci. E qual è l'area dei soci? Quella del capitale proprio, che si trova nei finanziamenti. D'altro canto, bisogna anche considerare che l'utile, essendo una maggiore ricchezza, è sicuramente una forma di finanziamento che permetterà all'azienda stessa nuovi investimenti. Come vedete, anche in questo caso, con l'utile troviamo un bilanciamento, totale tra investimenti e finanziamenti.